Moni. Allora, questo video l'avevo fatto da casa, sono successo così incredibile, non mi scaricava più il programma Panasonic, ma cioè, vabbè, banda alle ciance. Allora, da casa perché mi servivano dei dati, ma mo vado a braccio, l'importante è uno che mi interessava e lo so a memoria. Allora, sul discorso Soleimani, l'uccisione Soleimani, Iran, USA, tutto il casino. E ho visto alcuni canali che parlavano di questo, si sono soffermati sull'abbattimento del Boeing, della Air Ukraine, un Boeing 737. E anche qui devo dire una cosa, è un'ipotesi, non è. Ognuno poi, tanto hanno fatto ipotesi più fantasiose e questa ha delle basi, ma ci poteva, scusate, non è preso, cioè, ci poteva arrivare solo io per una questione di informazione, cioè mi spiego, parto dalla conclusione, quello che voglio sancire è che la reazione dell'Iran all'uccisione di Soleimani non è stata quella pioggia di missili, veramente, nella partita a scacchi che si fanno loro, perché loro non si scoprono le carte a vicenda davanti alle masse. E quindi si è parlato giustamente, ma non perché sta solo in Iran, cioè delle due anime dell'Iran, cioè un Iran più con poteri che sono più quelli pasdaran, religiosi, l'Ayatollah, Khamenei, eccetera eccetera, e più sono quelli più occidentali che cercano. È la stessa cosa negli Stati Uniti, stessa cosa in Iran, dovunque è così. Ma anche la seconda guerra mondiale, il volo di Hesse in Inghilterra era perché il fratello del re, il duca di York, tantissima gente del governo, stesso Chamberlain, allora presidente, primo ministro, e vedevano a favore un'alleanza con la Germania di Hitler, soprattutto per il pericolo sovietico. Poi ha vinto l'ala sionista del governo inglese, viene elevato Chamberlain, viene messo Churchill e dichiara guerra e fa il resto lo sapere. Ma è la stessa cosa. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che la reazione del governo dell'Iran, adesso le fazioni qua della è stata quella, cioè l'abbattimento del potere. Ma che ci entrano l'abbattimento? Allora, nel mio libro L'intelligenza degli dèi, lo dico perché sta là, lo dissi, guarda caso, lo dissi là, raccontai un aneddoto che durante tutti quegli anni di embargo alla Libia, io prendevo il... o andavi a Tripoli con... c'era l'embargo aereo, non potevi entrare nessun aereo né uscire, quindi o per andare a Tripoli da Roma o andavi a Malta, Roma-Malta, poi facevi una notte il traghetto, stavi a Tripoli, ma a me non mi piaceva portare la nave, non per un... anche perché avevo interessi mondani a passare invece per Gerba, che è un paese turistico della Tunisia che sta al confine con la Libia. Poi lì c'erano tutti i peggiosti, 504, 7 posti, aspettavo, viaggi ma assurdi, in mezzo alle strade... E si pagava $100 allora il tassista, però se erano 7 lo dividevi in 6, se volevi andare da solo in 2 lo pagavi $100. E lì conobbi un sacco di questi americani, non avevano l'ambasciata a Tripoli e si appoggiavano all'ambasciata a Belgio, così come oggi non hanno l'ambasciata in Iran, si appoggiano all'ambasciata a Svizzera. Anyway, siccome i pozzi di petrolio pure in Iran, in Iran quando c'era lo zar Reza Pahlavi prima della rivoluzione del 79 di Khomeini era tutto filo americano, era proprio un pupillo americano, cioè, e quindi, ma a quei tempi le perforazioni per i pozzi di petrolio facevano, cioè, i pezzi, c'erano solo gli americani li sapevano fare, e quindi la manutenzione la dovevano fare per forza loro, ma non potendo stare lì come facevano, allora entravano con passaporto canadese e me lo dicevano loro. Non parliamo poi di questi dei servizi segreti, di cose, per forza di cose entravano con passaporto canadese. E ne ho conosciuti tanti. Punto, dimentichiamo, l'ho ricacciato nel libro solo per un aneddoto, non aveva nemmeno poi tutta questa importanza nel dirlo nel libro. Invece adesso si rivela fondamentale per quello che vi sto per dire.
l'Air Ukraine che cade parte la mattina proprio quando sta per fare la reazione con tutti quei missili. Difatti dicono che uno di quei missili ha colpito, quello che ha lanciato sulle basi americane. E quindi il primo volo di quel giorno, poi quello è partito alle 5 6 la mattina se non erro, quindi quello fu il primo volo del giorno dopo che successe Soleimani, o due giorni dopo, che lascia Teheran. La lista dei passeggeri sono 7 ucraini, 4 2 tedeschi, qualche iraniano e 63 canadesi. Rido, perché mo sono stati arrivati da solo, perché quelli erano tutta la cosa della CIA, capito? No, non dico tutto, ma penso di sì, tutta la squadra che gli ha dato subito l'ordine: andatene, perché queste cose la prendono con voi, per pareggiare il conto. Perché? Perché il generale Soleimani, quando si fa, uno mi chiedeva: ma perché eliminarlo? Perché lì ancora le trattative, specie su queste cose delicate, si fanno con l'essere umano. I gruppi sciiti, ribelli, là ti devi fidare quando fai gli accordi, le cose. Quello dove, no, io voglio parlare con Soleimani, con te non ci parlo. Così fa la gente nei paesi arabi, perché trattare con gli arabi, specie a sti livelli, non parlo di questi, questi sauditi, però tutto il mondo arabo è tutto un discorso psicologico. Loro ti devono sondare, portano a casa. Dopo non gli interessa il business, nel senso, perdono, fanno il business con te a seconda se sei una persona meritevole, morale pure, capisci? Capito? Quindi Soleimani, quando quelli che dicono vabbè tanto Soleimani è sostituibile, no, cioè è sostituibile nel senso sì, metti in altro, ma va a tarritesse tutta la tela sui capisaldi del governo, delle scene, della cosa, della resistenza sciita, ma sì, ma. E poi lui trasmetteva ovviamente tutti i dati, ma il grosso ce l'aveva in testa lui, quindi era veramente la testa del discorso. E di conseguenza questi 63 canadesi, cioè tutta la squadra della CIA con passaporto canadese in Iran, avevano le informazioni, stavano lì, cioè, non erano a livello di Soleimani, ma probabilmente tra loro c'era un mini Soleimani, o un Soleimani per dire americano della CIA, o addirittura di questi poteri, che questi hanno pure le loro dirette cose. Anyway, quindi la reazione ufficiale dei missi, così tu, perché non se lo dicono tra di loro, si sputtanano mai per queste cose. E quindi è una partita a scacchi, mi hai levato sulle mani, io ti levo tutta la squadra della CIA, te la ammazzo proprio. Tanto lo sappiamo, se pensi che gli israeliani, gli iraniani da dormono, lo so io sta storia dei passaporti canadesi, figurati quello, gli stanno addosso, li seguono, cosa, e quindi è molto probabile che gli ha fatto fuori tutta la squadra, e quelle se la sono dovute prendere zitte, manco l'ha potuto dire ai media, avete capito? Quindi siccome ho sentito lì, mi ricordo che il canale faceva un dibattito sull'Iran ancora su sta storia, e si parlava un po' di questo, c'era Fulvio Grimaldi che la fa tappezze a sti deficienti. No, Soleimani è un terrorista, ha detto quello, ma quale stava a combattere i terroristi jihadisti che voi, cioè questi poteri stanno a sovvenzionare, e che però ufficialmente devono dire che sono cattivi, sono i cattivi, però loro, cioè, veramente, quello la fa a pezzi proprio, veramente, bravo. Vabbè, ma non lo scopriamo adesso, anyway, quindi la reazione iraniana è stata quella, cioè gli ha fatto fuori tutti quanti la sua, e tu dici ma fa fatto ammazzare pure tutto, che figura, danni demenci, danni collaterali, rido mica perché per non piangere, rido perché la gente è scioccata quando sente danni collaterali, cioè rido, non perché ci sia da ridere, anzi. Quindi questa è la tesi che vi volevo dare. Dai, lo chiudo qua. Sta
stasera vi faccio un bel monologo, poi c'è un scaletta, un video esoterico carino, ne discutiamo, vi segnalo un sito che ho scoperto, poi vi spiego tutto, e vi metto pure il link, insomma andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Sul barattolo vi devo fare il video, tutto, stiamo alla grande, stiamo a procedere. E veramente tutto quello che avevo fatto fino adesso era come stata una preparazione, una cosa, ma veramente sto proprio carico, pulito, tranquillo, senza, perché prima ero un po', diciamo, ma che cazzo sta succedendo? Anyway, vabbè ragazzi, mi raccomando, questa tesi unica, sembri io unico che vado sparando queste tesi non certo assurde. Che succede qua? Sbarcheggi. Un posto, vaffanculo, va, cazzo di puta, vaffanculo. Devo arrampicare come gli stambecchi per parcheggiare. Ok ragazzi, see you later.